collega da Giugello Antonio ha fatto un'esamina che io condivido a pieno, delle frasi importanti. Io mi permetto solo di aggiungere piccole considerazioni. Questo progetto, come diceva Antonio, era all'interno del nostro programma elettorale, quando noi ci siamo proposti come candidati alla nostra cittadinanza per essere sindaci. È un progetto che insieme ad altri progetti che il Comune di Pozzuoli Sagittaria e quello di Portoguaro stanno portando avanti assieme, probabilmente incentivati da questo periodo di limitatezze di risorse finanziarie, anche umane e sanitarie. Quindi in qualche maniera hanno costretto le amministrazioni comunali a intervenire per loro cercando l'ottimizzazione dei costi, la razionalizzazione degli stessi, delle economie fiscali che possono portare a liberare risorse anche per altri settori. Ci è stato possibile anche per questo trovare le risorse per finanziare questa attività che noi abbiamo voluto fortemente prendesse avvio. Il ringraziamento va fatto agli uffici che hanno fatto le corse sia Concordia ma soprattutto Portoguaro per arrivare a questo obiettivo. Ricordo che gli ultimi mesi sono stati mesi abbastanza accesi sotto l'aspetto dell'attività da parte dei funzionari, però l'obiettivo è stato raggiunto. Abbiamo forzato, almeno io ho forzato su questa iniziativa, questa scelta all'interno del mio consiglio comunale, nonostante i criteri potessero essere migliori, potessero essere diversi. Ma come diceva bene Antonio, era importante che la ruota cominciasse a fare il primo giro, che sappiamo la difficoltà di partire, poi una volta che è avviata probabilmente la velocità e il ritmo si troverà in strada facendo. Ma a me va bene anche così perché è giusto che poi le eventuali migliorie arrivino anche dalle vostre proposte, allargare la possibilità di candidarsi, di eleggere anche chi non è studente ma chi lavora, allargare anche se possibile su amministrazioni limitrofe. Quindi sono tutte proposte che io mi aspetto arrivino anche dalle vostre idee, sempre con l'obiettivo di migliorare. E non vorrei essere pessimista come Antonio, come dice chissà questa iniziativa dove va a finire. Io sono ottimista su questo. Dobbiamo volerla fortemente noi come amministratori, ma soprattutto voi, perché veramente è uno strumento che può avvicinarvi a quello che è il mondo dell'amministrazione pubblica, delle istituzioni, che spesso non vi vede protagonisti diretti, che vi permetterà di capire come sono i meccanismi burocratici, procedurali, delle volte che ci costringono a fare anche cose male figure nei confronti di tutti i cittadini, perché magari in campagna abbiamo promesso di realizzare alcune cose o che si sono congelate per X motivi. Quindi capire anche perché delle volte non è possibile rispettare gli impegni. Capire anche come funzionano i meccanismi della politica, che secondo me hanno bisogno di un rinnovamento radicale. C'è bisogno che noi ricominciamo a lavorare sui principi piuttosto che sulle posizioni, sui valori, i valori che raramente si riescono ancora a riconoscere. C'è bisogno che le scelte siano fatte in maniera giusta piuttosto che conveniente. Ahimè, questa è un'altra lacuna, credo, della nostra politica e della nostra amministrazione. Si tende più a ricercare il consenso piuttosto che la scelta giusta per il cittadino. Quindi questo dovrebbe essere veramente uno stimolo anche per noi che siamo sulle cabine di comando per avere con la vostra visione, con le vostre idee, con le vostre proposte una, come dire, un condizionamento anche delle nostre scelte politiche. Una cosa però vi chiedo a tutti voi, io ho visto le varie liste che sono state presentate, mi ricordo uno che sto parlando un esempio, quella che proponeva la pista per lo skateboard, no? Benissimo, va bene, potrebbe essere anche questa realizzata per esempio ai confini tra Concordia e Portoguaro, che possa servire sia i ragazzi di Concordia che di Portoguaro, ma quello che vi chiedo è di avere una visione più ampia, cioè di avere una visione più ampia di tutto il territorio e delle esigenze dei cittadini. Chiaramente è una visione che è quella di voi, giovani. Questo secondo me per noi si tornerà utile e rivedere anche alcune posizioni che magari se nessuno ci fa presente possono andare su dei percorsi che non sono sempre corretti. Questo è quello che mi sento di dire, oltre che augurarvi un buon lavoro e spero di vedere questo a Concordia, stimolarci e proporre.